E adesso è bello proprio, io farei esibire proprio, farei cantare Neri, Marco Re, dopo questa cosa. Così come per creare un contrasto, perché lo spettacolo così vive anche di forti contrasti adesso. Se è questo che volete, io mi presto volentieri a cantare un pezzo, che però appunto è già una piccola. Esatto, grazie maestro Cenci che mi fa questo accompagnamento. Ha bisogno di una piccola presentazione perché un cantante contemporaneo ha avuto insomma questa piccola polemica, ha fatto causa a Chopin, appunto di cui stiamo sentendo, perché pare che Chopin si sia ispirato insomma a questo cantante contemporaneo in un pezzo. Poi i due si sono incontrati e infatti hanno poi anche così, hanno detto amicizia, hanno anche brindato diciamo in qualche modo. E questa canzone sancisce un po' diciamo la pace che questi due hanno sancito in quell'occasione. E quindi questa canzone è questa, canto, sì, la presentazione. Non so, magari prima del tramonto. Chopin, per brindare a un incontro con te, che già eri di un'altra, ricordi? C'era stato un invito. Stasera ci vediamo tutti, 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 tutti a casa mia. Se vuoi, ti accompagno, se vuoi, la scusa più banale per rimanere solo io e te. Ma io volevo festeggiare la fine di un amore. Cinci al pianoforte. Bravo! Bravo Stefano! Cameriere Chopin. Volete tirare delle noccioline? Ecco, è l'unico esemplare rimasto di questo scimpanzé marchigiano. Lo scimpanzé marchigiano vive nei boschi in provincia di Ascoli. Stiamo cercando una femmina per. La mannoia è un animale, un piccolo mammifero, dal pelo fulvo che grazie al suo verso riesce a richiamare milioni e milioni di persone in luoghi altrimenti irraggiungibili. Ma poi arriva il Barbarossa e con la sua voce sgraziata li caccia tutti. Il Barbarossa, un animale stupido, diciamolo, il cui unico interesse è quello di riprodursi. Infatti in alcune enciclopedie viene riportato il nome di Barbapapà. Continuare. Va bene. Questa è una